È un'edizione sospesa fra innovazione e tradizione, quella della disfida di Barletta 2015, iniziata lunedì scorso e che si concluderà il 20 settembre. Punto di partenza le celebrazioni del trionfo dei 13 cavalieri italiani negli avvenimenti del 1503, inserita nella maglia di avvenimenti storici e politici che hanno percorso in quegli anni la penisola e tutta l'Europa più in generale, con l'obiettivo di coinvolgere maggiormente gli attori culturali ed economici del territorio. L'apice dei festeggiamenti, promossi dal Comune di Barletta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività del Turismo, della Regione e della Provincia Bat, sarà l'atteso corteo trionfale in programma sabato 19 settembre, ma molti sono gli avvenimenti che introdurranno al capitolo finale. Abbiamo voluto recuperare questo momento identitario per la storia e il patrimonio culturale, artistico e monumentale della città di Barletta, ha detto il Sindaco Pasquale Cascella, puntando sull'essenzialità, sicuro che gli organizzatori riusciranno a fare grandi cose, ma deve essere la città intera a viverla come elemento di coesione. La mia speranza, ha aggiunto l'assessore alle politiche culturali Giusy Caroppo, è quella di poter candidare un giorno l'evento per intercettare fondi europei, in quanto ritengo prioritario che la disfida debba saper allacciare un dialogo con tutti i paesi europei entrando in un circuito internazionale.